Io non vado in vacanza, mi pare di capire che il mio agosto sarà un agosto molto impegnativo. Brevi e sobrie. Giuseppe Conte immagina così le vacanze della politica italiana, anche perché da fare c'è ancora molto. Non sto vivacchiando. Sinora, tra liti, minacce, colpi di scena veri o presunti, non si è lavorato quanto in passato. Così almeno dicono i numeri. In questi primi 14 mesi di governo, le leggi approvate sono state 63, ben sotto la media annua delle vecchie legislature. Quella appena precedente, per dire, ne ha prodotte all'incirca 75 ogni anno. E se guardiamo più indietro, il confronto è veramente impietoso. La 13ª legislatura, quella dei governi Prodi, D'Alema e Amato, sfornò in media 181 leggi. La 14ª, quella dei governi Berlusconi, 137. Poi c'è un'altra questione. Ho chiesto che vengano fatti meno decreti perché i decreti non riescono a far lavorare la Camera dei Deputati e il Parlamento tutto in serenità. Delle 63 leggi sinora approvate, ben 20 sono infatti conversioni di decreti scritti direttamente dal governo, vuol dire oltre il 30%. Un dato che, tradotto in fatti, significa un Parlamento quasi immobile, sempre meno al centro del dibattito politico. L'uso ricorrente ai decreti legge fa sì che noi non possiamo operare nella calendarizzazione che ci siamo dati. E così, oltre l'80% dei progetti di legge di iniziativa parlamentare non è stato ancora esaminato. Se noi ci diamo un progetto di calendario, con i decreti legge il progetto di calendario salta. Se il Parlamento è fermo, lo stesso non può dirsi dei due vice premier. Sempre in giro, tra comizi, feste di partito e incontri con attivisti. Secondo un sito che tiene traccia dei continui spostamenti del ministro dell'Interno, nell'ultimo anno Matteo Salvini avrebbe macinato oltre 100.000 chilometri, 4 volte di più di quanti ne abbia percorsi Forrest Gump attraversando gli Stati Uniti d'America. E così non c'è da stupirsi se qualche giorno fa, mentre Conte riferiva al Senato, Salvini, Di Maio e persino Renzi erano qui, nei loro uffici, per l'ennesima diretta Facebook. Vi auguro una buona, una splendida serata.